Mister Antonioli, partita importantissima domani a Lentigione, al di là del fatto che sia un derby, insomma, la Reggiana non può più permettersi di perdere punti dalla vetta. Sì, partita importantissima e difficilissima. Noi, come al solito, abbiamo solo un obiettivo, solo un risultato che ci può star bene. Mi auguro domani veramente in una grande prestazione, soprattutto a livello agonistico, perché sono quelle partite difficili, quelle partite sporche di categoria, dove devi essere bravo a arrivare sulle seconde palle prima degli avversari. E sappiamo che affrontiamo una squadra comunque che ha tanta fisicità e che è abituata a giocare in questa maniera. È molto bene organizzata, quindi con un ottimo allenatore. Quindi sarà sicuramente una partita difficile, ma spero veramente in una grande prova dei ragazzi. Capitolo infermeria, in settimana vi siete allenati un po' con i numeri contati, però adesso più o meno sono tutti recuperati. Sì, buone notizie. Settimana che era iniziata male, con un paio di infortuni che non ci aspettavamo, oltre a influenze varie, e invece alla fine sono riuscito a recuperarli tutti. È chiaro che non hanno la settimana di allenamento nelle gambe, diversi giocatori come Ponsa, Tosucci, Cozzolino. E questi e Broso, questi giocatori sicuramente sono tutti a disposizione, però sicuramente vanno gestiti al meglio perché probabilmente non hanno i 90 minuti nelle gambe. Ecco, una partita di campionato, la terza sfida stagionale contro il Lentigione, le prime due partite entrambe vinte di misura 1-0, insomma, però è sempre stata una sfida difficilissima, un avversario con cui fate veramente fatica. Sì, ma facciamo fatica noi come hanno fatto fatica un po' tutte le squadre perché è una buona squadra, come ho già detto prima, organizzata bene dall'allenatore e quindi difficile da affrontare. Nelle ultime partite ha pareggiato col Modena a Modena e ha rischiato di pareggiare con la Pergolettese, anzi probabilmente meritava ampiamente il pareggio con la Pergolettese, quindi è una squadra veramente da non sottovalutare ma da affrontare con le giuste motivazioni, la giusta voglia di vincere, sperando che questa volta gli episodi possano girare a nostro favore. Ecco, avrete vicino al campo 500, forse 600, anche più tifosi, come te li aspetti la loro reazione? No, ma i nostri tifosi sono fantastici, l'ho sempre detto, assolutamente, quindi per noi è un onore averli dietro. È chiaro che loro giustamente si aspettano tanto e quando non riusciamo a dare quello che loro si aspettano ci siano le critiche. E a noi questo è chiaro che dispiace, però quello che possiamo promettere e che i ragazzi hanno sempre messo è sicuramente l'impegno in tutte le situazioni che hanno dovuto affrontare.